Buonasera, ben ritrovati con l'edizione web del quotidiano L'Attacco. In primo piano resta ancora il duplice omicidio avvenuto a Torre Maggiore nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti e le ultime novità da Silvia Guerrieri. Secondo le prime dichiarazioni dei legali all'ANSA, Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio, a termine dell'udienza di convalida del fermo del 45enne albanese accusato di aver ucciso domenica scorsa la figlia e il presunto amante della moglie, il bambino non sarebbe assolutamente stato toccato e lui non ha cercato in alcun modo di fare niente nei suoi confronti. Il fatto che l'uomo non volesse fare del male al figlio di 5 anni emergerebbe anche da un video messo agli atti dalla procura, registrato con le telecamere di videosorveglianza posizionate a casa dell'uomo. Ha confermato le dichiarazioni rese ai PM domenica pomeriggio, quali aveva confessato il duplice omicidio. Poi si è bloccato in uno stato di shock, così hanno proseguito i legali all'ANSA a termine dell'udienza. Hanno aggiunto: non poteva reggere domande perché, molto provato dalla situazione, stava prendendo piano piano consapevolezza della tragedia avvenuta. Il video, insieme ad altri due filmati che riguardano altri momenti precedenti e successivi al duplice omicidio, sono stati portati oggi in sede di udienza di convalida del fermo dalla titolare dell'indagine, il sostituto procuratore Sabrina Cicala, assistita dal collega Antonio Laronga. Dei tre video, il secondo mostra la chiusura del bar Jolly, proprietà del 51enne ucciso la stessa sera a Torre Maggiore. Il terzo filmato riguarda la registrazione della chiamata con la richiesta di soccorso fatta dall'uomo al 118. Dopo i cedimenti a Palazzo Carmelo a Cerignola, tra la popolazione e psicosi, crolli. Pochi i rischi seri, ma il centro storico presenta molte abitazioni che sono in pessime condizioni. Ce ne parla Giovanni Soldano. I crolli che hanno riguardato Palazzo Carmelo a Torre Maggiore hanno creato viva preoccupazione nella popolazione, una preoccupazione che si è acuita in seguito ai accedimenti che si sarebbero verificati in alcuni edifici privati. Sebbene non si sia in presenza di rischi reali, vi sono serie criticità nel centro storico, con quartieri quali il Rione Addolorata e la zona Duomo, che mostrano diversi edifici fatiscenti. Di solito si tratta di abitazioni regolamentate, affittate a cittadini stranieri, bulgari in special modo. In quanto strutture di proprietà privata, il comune ha poteri piuttosto limitati, potendo intervenire solo con ordinanze di messa in sicurezza, che però non possono obbligare i proprietari a eseguire alcuna ristrutturazione. La compagnia aerea greca Lumiwings inizierà a volare quest'estate da Foggia in Puglia verso Mostar nel sud della Bosnia Erzegovina. I collegamenti partiranno il 3 giugno, si terranno due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato. Il servizio sarà destinato prevalentemente ai pellegrini che visitano il santuario di Medjugorje. È molto incoraggiante aggiungere un'importante destinazione turistica, religiosa e culturale come Mostar, che con il suo Ponte Vecchio, il suo centro storico, condivide l'appartenenza al patrimonio mondiale dell'UNESCO con i siti del Gargano e della Puglia, ha detto Dimitris Kremiotis, direttore responsabile del vettore greco che opera in Italia e che ha una flotta di due aerei, un Boeing 737-300 e un B737-700. Abbiamo la responsabilità di proteggere in ogni modo quelle persone che non sono nelle condizioni di potersi difendere da sole o di denunciare i soprusi subiti e quindi abbiamo il dovere di individuare gli strumenti tecnici e legislativi per impedire che si ripetano inaccettabili violenze fisiche e psicologiche come quelle a cui abbiamo assistito in situazioni recenti, oltre a quelle di cui non siamo nemmeno a conoscenza. Lo dichiara il consigliere regionale Antonio Tutolo del gruppo Misto in riferimento all'approvazione avvenuta ieri in terza commissione del Consiglio regionale pugliese della proposta di legge che prevede anche l'attivazione di telecamere nelle residenze per anziani per scoraggiare aggressioni e violenze come avvenuto di recente. Intanto conclude Tutolo: ringrazio i colleghi che hanno firmato la mia proposta e quelli che l'hanno votata in commissione. Una lite tra giovani sfocia in accoltellamento, è successo ieri sera sempre a Torre Maggiore, dove un ragazzo sui 20 anni è stato colpito al torace in seguito a un violentissimo litigio. Silvia Guerrieri.
Torremaggiore non riesce a chiudere occhio negli ultimi giorni, a scuotere la comunità già provata dalla tragedia del duplice omicidio avvenuto lo scorso 7 maggio, l'ennesimo episodio di sangue. Ieri sera, intorno alle 20:30, un litigio tra giovani è degenerato in un accoltellamento. Ad avere la peggio è un ragazzo poco più che ventenne colpito all'altezza del torace. Il giovane si sarebbe presentato al punto di primo intervento da solo, non è in pericolo di vita. Alla base della lite, presumibilmente con un coetaneo, potrebbe esserci una questione di droga. Un uomo di 54 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina nelle campagne di Cerignola. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a bordo di una Fiat Panda che si sarebbe scontrata frontalmente con un tir che giungeva nel senso opposto di marcia. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il 54enne. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia locale. Marciapiedi non a norma, uffici pubblici irraggiungibili, scivoli assenti o irregolari e l'assenza totale di servizi. Un quadro poco edificante perché Foggia non è una città a misura di disabile. La segnalazione è giunta all'attacco al nostro quotidiano dal foggiano Domenico Gramazio, presidente dell'Associazione Diritti e Difesa dei Disabili, intervistato dal nostro Mauro Pitullo. Barriere architettoniche, se ne parla tanto a Foggia, ma manca ancora forse qualcosa. Manca quasi tutto. Prima di tutto manca l'attivazione del piano eliminazione barriere architettoniche, detto PEBA, che sono più di 10 anni che bisognava intervenire. I comuni sono preposti e comunque devono intervenire come dicono le legge. A Foggia mancano completamente tutti gli accessi ai servizi, alle attività pubbliche, al comune, ai tribunali, dovunque è possibile accedere per le persone non disabili, invece i disabili trovano parecchie difficoltà, come ospedali, eccetera. Poi per quanto riguarda i scivoli, specialmente questi su Viale Europa, costruiti pochi anni fa, notiamo che la pendenza che hanno stabilito, che hanno effettuato come per salire sulla pista ciclabile, sono fortemente penalizzanti, in quanto la pendenza è superiore a quella stabilita dalle norme. In più non sono fatte a regola d'arte, sono spigolosi, hanno i canali prima di entrare che non si può accedere, né con le carrozzine a mano, e né con i mezzi elettrici. Quindi prego di intervenire sia il Comune sia gli enti proposti affinché ciò possa essere risolto. Bene, è tutto anche per questa edizione flash del quotidiano L'Attacco sul Web. Grazie per essere stati all'ascolto. Appuntamento sempre a domani alla stessa ora. Buona serata da Onofrio D'Alessio.